Benvenute ragazze in questo nuovo allenamento che si chiama Come ti gira ed è tipo la rappresentazione massima dell'essere femminile. Comunque, possiamo svolgere questo allenamento in due modi diversi. Metodo 1, caricando pesi alti e andando molto lentamente con le ripetizioni, contando 4 secondi per ogni contrazione, poi vi faccio vedere come. Metodo 2, diminuendo i pesi o in alcuni esercizi addirittura togliendoli. E andando molto veloce con le esecuzioni. In ogni caso lavoreremo 45 secondi esercizio con 15 secondi di pausa. Consiglio il metodo 1 se vuoi un allenamento più di qualità, che si concentra più sull'esecuzione, sulla tecnica degli esercizi, che va a stimolare nella maniera corretta i muscoli. L'allenamento 2, che non è peggiore, però se vuoi un allenamento che ti sfoghi di più, quindi più dinamico, più proprio da lo finisco e mi stendo per terra, muoio, ok? Quindi abbiamo un unico circuito in cui andremo a fare uno squat sumo, quindi due pesi sulle spalle, due manubri, due bottiglie, ok? Una kettlebell al petto, un manubrio al petto, quello che volete, piedini più larghi rispetto allo squat normale, scendo, salgo. Scendo, salgo, ok? Ginocchia che vanno verso l'esterno, talloni sempre ben appoggiati che spingono. Se lo faccio lento, farò 1, 2, 3, 4, spingo bene con i talloni, 4 secondi per risalire. Se lo faccio invece più veloce, andrò appunto molto più rapida e con meno pesi o senza pesi. Poi abbiamo il Renegade, quindi posizione di plank con un manubrio sul tappetino, lo sollevo con un braccio, appoggio, lo sollevo con l'altro braccio, appoggio, ok? Lento nel primo caso, rapido nel secondo. Poi abbiamo un affondo bulgaro. Come mettersi in posizione nell'affondo bulgaro? Allora, ci mettiamo in ginocchio, ok? In ginocchio con la punta del piede che va sulla sedia. In questo momento lasciamo questo piede qua, ci solleviamo, posizioniamo il piede, scendo giù e salgo. Se avete dei problemi di equilibrio, vi tenete alla parete, a un mobile, a qualsiasi cosa, peso sul tallone, sedere un po' indietro, busto un po' avanti. Se invece ce la facciamo, teniamo due manubri o uno solo, vedete voi, ok? Mi raccomando, peso sul tallone. Poi abbiamo un push press. Quindi pesi sulle spalle, spinta delle gambette se sono molto pesanti, senza spinta se sono più leggeri, ok? Abbiamo uno step up laterale, quindi ci posizioniamo lateralmente alla sedia, piedino sopra, spingo sul tallone, salgo, l'altro piede si spinge sulla sedia, attivo l'adduttore che quindi è l'interno coscia e poi scendo e riparto. Poi abbiamo un kickback, quindi sedere indietro, busto un po' avanti, gambe leggermente piegate, porto i manubri al petto, stendo indietro i gomiti, riporto al petto, pugno indietro, riporto al petto. Ultimi due esercizi, il primo è un crunch a gambe tese, quindi gambette su in alto, vado con le mani verso le punte dei piedi, sollevando le spalle. Il secondo è una bicicletta alternata, quindi gambe a tavolino, una gamba si stende, l'altra si piega e cambio, ok? Bene, allora decidete come volete eseguire questo allenamento, lavoriamo 45 secondi, recuperiamo 15, partiamo dal nostro squat sumo. Quindi in posizione 3, 2, 1. Vai, io lo faccio lento. 1, 2, 3, 4. Spingi sui talloni, attiva bene i glutei. Mi raccomando, se lo fate veloce, dateci tutto. Tutto bello dinamico, bello strong, che quando lo finite proprio dovete essere spappolate. Respiro e scendo. Se invece lo fate lento come me, magari cercate di caricare leggermente di più, ma vi avviso che comunque non riusciremo a caricare moltissimo perché andando molto piano i pesi sembreranno pesare tantissimo, ok? Quindi quello che riusciamo. Partiamo,
col primo giro ci tariamo e vediamo quanto riusciamo a caricare. Poi, secondo esercizio Renegade, quindi pesetto sul tappetino, posizione di plank, respiro. Ah, vai. Allora, lento, 1, 2, 3, 4 e anche per scendere, 1, 2, 3, 4. Cambio, 1, 2, sentitevi un po' un bradipo, mentre invece immaginatevi quelle che lo stanno facendo super veloce, tipo gazzelle, ok? Questo è lo scontro tra titani. Respiro, strizza forte l'addome, forte il sedere e ritorna ogni volta con le mani sotto le spalle. E questo è il mio allenamento preferito di ottobre. L'ho detto, poi mi farete sapere nei feedback se è anche il vostro e fatemi sapere come l'avete fatto. Lento, veloce. Ok, andiamo al fondo bulgaro. Quindi, position, piedino sulla sedia, respiro e vai. Io vado piano, 2, 3, 4, spingi su quel tallone, 2, 3, 4. Questo ragazzo è lento, fa morire, morire. Mamma mia, queste siete voi, eh? Adesso metto in silenzioso e respiro, lento. Stabilizza, strizza quell'ombelico in dentro, fissa un punto, mi raccomando, che sia fermo, cioè non fissare tipo il tuo cane, perché se si muove cadi anche tu. Respiro e peso sul tallone, spingi col tallone via il pavimento, attivo bene quel gluteo e respiro. Scendo giù, dai che ci siamo. Ok, buono. Abbiamo il push press. Allora, io qui ho un peso discreto, cioè discreto, è leggero, però facciamo finta che sia discreto. Non userò la spinta delle gambe, andrò piano piano su, 4, e piano piano scendo, sentendo bene tutta la spalla che lavora. Quando sono con le mani sopra la testa, in ogni caso che voi stiate andando lente o veloci, tengo stretto il sedere in dentro, ok? E respiro. Vado su piano piano e piano piano scendo. Respira. Sapete cosa mi ricorda questo? No, che non lo sapete. Lento veloce di Tiziano Ferro. Imparo lento, sbaglio veloce. Ti amo, amore mio. So solo quello. E non pensare a niente. E ci penso io. Ok, buono. Andiamo a fare lo step up laterale. Quindi, posizionate lateralmente la sedia, piedino sopra, tallone che spinge, respiro e piano piano saliamo. 1, 2, 3, 4, strizzo forte l'altra gambetta contro la sedia e piano piano scendo. 2, 3, 4 e salgo. 1, 2, 3, 4, ci vuole tanta concentrazione, dovete proprio essere qui. Se scegliete di fare quello lento, poi in realtà all'interno di un mese questo lo dovete rifare due volte, quindi potete farlo una volta lento, una volta veloce, oppure due lenti, due veloci, in base a come vi gira, ragazze, perché ripeto, scegliete quello che fa più per voi nel momento in cui lo state facendo. Il focus di ottobre è vivere il presente, ok? Per questo ho inserito anche questo allenamento. Ok, benissimo. Andiamo a fare il nostro kickback, quindi due pesetti, due bottigliette, quello che volete. Respiriamo, 2, 1, posizione schiena dritta, manubrio al petto, stendo indietro, lento e piano piano torno avanti e piano piano indietro e piano piano avanti. Qua dovremmo usare dei pesetti bassi perché sennò non ci arriviamo. Qui la contrazione lenta è veramente micidiale. Schiena sempre bella dritta. Se inizia a farti male, respira un attimo, scioglila e poi riparti. Schiena bella dritta, sedere indietro, gambe leggermente piegate. Vai, piano, pugno su e piano piano ritorno. Respira e
piano torno su e piano piano ritorno. Ok, buono. Ci stendiamo a terra, abbiamo i due addominalini. Andiamo a fare il primo, respiro. Sulle gambette, se riesco le tengo stese, se no le piego leggermente. Vai su e piano piano scendo e fuori l'aria e piano piano scendo. Cerca di risucchiare dentro, non devi costringere fortissimo e rilassare. E su, 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 stringo e rilasso. Mamma mia, solo per chi mi sente, se i miei vicini mi sentono fare questi versi gutturali, probabilmente chiamano la polizia dei versi, la polizia del silenzio. Vabbè che io ho il trapano sotto casa 5 giorni a settimana, un bambino che urla 4 giorni a settimana e un cane che abbaia tutti i giorni. Vabbè, il cane può farlo, però insomma. Ok, rimaniamo qua, non per dormire ma per fare la nostra bicicletta. Alla fine di ogni giro poi respiriamo, beviamo un goccio d'acqua, recuperiamo, sorridiamo, eccetera, quindi non vi preoccupate. Respiro, vai, anche qui, ruoto, mantengo e piano piano cambio, ruoto, mantengo, strizza quell'ombelico in dentro e ruoto, strizzo in dentro e piano piano cambio, strizza fortissimo, rilassa e strizzo. Non dimenticarti di respirare, molto importante, soprattutto negli addominali, ma in realtà sempre, perché se non respirate, ragazzi, la vedo un po' dura qua la situazione. E piano piano cambio, respiro. Dai che ci siamo quasi, 10 secondi, dai che il primo giro è fatto. E respiro, rilasso, qui, e dai che ci siamo. Ok, buono. Respirate, recuperate un attimo, non c'è nessunissima fretta, anzi vi dico di più, adesso, secondo giro, potete decidere, lo continuo a fare tutto lento, allora sarebbe meglio tenere tutto un giro lento, tutto un allenamento lento o tutto un allenamento veloce, però se voi dite, vabbè, oh, cioè mi sono caricata, partiamo, fatelo veloce. Se invece dite, oh però, boh, molto interessante, lento, alla fine sono un po' stanca, voglio puntare sulla qualità, fatelo lento, cambiate, non vi preoccupate. Meglio mantenerne uno, però se volete cambiare, nessuno ve lo vieta. Allora, se avete bisogno di un altro po' di tempo per rifiatare, mettete pausa. Se invece ci siete, ripartiamo insieme. Ragazze, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, spingi bene sui talloni, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e spingo, 2, 3, 4, strizza il sedere quando sei su, e 1, 2, 3, 4, spingi, spingi, spingi su. Woohoo! E io inizio già a sentire le chiappe, è comunque incredibile quanto il livello di contrazione e di concentrazione su quella contrazione sia necessario e fondamentale per sentire il lavoro. Renegade, quindi manubrio, posizione di plank, respiriamo, sentite il bambino che è arrivato, fa casino, dicevo, niente, ci prepariamo, vai! E 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sempre la spalla sopra il polso, ragazze, così lavora ancora meglio anche l'addome, oltre a non andare a sforzare l'articolazione. E cambio, senti bene il dorso che lavora e l'addome che lavora insieme a lui. Respiro e io sto sudando, non so voi. E 1, 2, 3, 4. Respiro e ok. Abbiamo l'affondo bulgaro. Usiamo l'altra zampetta. Mi raccomando, alzatevi sempre piano dal tappetino per evitare sbalzi, pressori.
indesiderati, oddio, perdono anche l'equilibrio. Ok, 1, 2, 3, 4, spingi sul tallone, 3, 4, e senti bene il gluteo che lavora, fissa un punto, strizza l'addome, ripeto, se hai problemi di equilibrio, via i pesi e ti tieni con una mano al muro, ok? Tieni al muro, tieni al muro, tieni al muro e spingi sul tallone. Piano piano sali. È incredibile quanto si senta questo esercizio. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Inventiamoci dei nomi da bradipo. Io sarei tipo Martina Lumachina. No, questo non è un nome da bradipo, vabbè. Push press. Cioè, inventiamoci un nome lento. Martina Lumachina. Sono io. Ciao. Fatemi sapere i vostri nomi lenti. Respiro e 1, 2, 3, 4, sedere stretto, 1, 2, 3, 4 e ancora 1, 2, 3, 4, sedere addome tirati, 1, 2, 3, 4 e respiro, 1, 2, 3, 4 e 1, senti bene la spalla che lavora e anche una piccola parte del dorso che lavora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dai che ci siamo quasi. E su, 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 su e scendo, 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 scendo. Ok, allora andiamo a fare lo step up laterale dall'altro lato, quindi con l'altro piedino. Stasera vi ci vedo tantissimo a mangiare con la faccia direttamente nel piatto e spingo sul tallone, salgo, strizzo l'altra gamba contro la sedia, stabilizzo, 1, 2, 3, 4, respira, attiva il tallone, 2, 3, 4, strizzo e 1, 2, 3, 4, scendo e 1, 2, 3, 4, strizzo. Stasera proprio la faccia nel piatto per mangiare, perché le braccia ci avranno abbandonato, le gambe per fortuna saranno seduti su una sedia, a meno che voi non abbiate bambini da rincorrere all'orario di cena, ma vi auguro di no, di poter cenare in pace, anche perché forse le vostre gambe non vi verrebbero dette. Ok, kickback. Mio preferito, devo dire. Ok, ci prepariamo in posizione 3, 2, 1, vai, mano dritta al petto e 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, respiro, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Vi insegno una cosa, voi intanto continuate, non statemi con la testa qua. La testa, cioè il collo segue la linea della schiena, ok? Quindi io qui guardo per terra, praticamente anche quando fate gli stacchi, il good morning, dovete guardare sempre dove guarda il vostro petto, così non andate a sforzare la cervicale, non andate a darvi fastidio. Respiro su e 1, 2, 3, 4. Ok, buono. Ci stendiamo sul tappetino, gambette in alto, mani dietro la testa, 3, 2, 1, vai, su e piano piano scendo. Se riesco tengo i piedi leggermente con le punte rivolte verso la nostra testa e i talloni invece rivolti verso il soffitto. Ogni volta che salgo strizzo bene l'ombelico dentro e mando fuori l'aria. Se riesco non appoggio mai la testa per terra, ma la sollevo leggermente con le mani in modo tale da non sentire il collo. Respiro, dai che non è niente, il peggio ormai è passato, non è vero, però raccontiamocela. Scendo giù con le spalle e sollevo bene, dai che è il penultimo, forza e coraggio. Poi respiriamo un attimo, sorridiamo, beviamo un goccio d'acqua. Ok, benissimo, respiro, resto qui, dormo 5 minuti e poi ci prepariamo per la bicicletta. In posizione, gambe a tavolino, 3, 2, 1, vai, partito. Stendo una gamba, piego l'altra
e cambio, ruoto, ombelico risucchiato indietro, ultimi 45 secondi prima della pausa, peccato che non siamo neanche a metà, ma questo è un altro discorso, respiro e cambio lato, mi raccomando, un gomito verso il ginocchio opposto, l'altro gomito verso il pavimento e cambio il lato, respiro, forza e coraggio, non mollare, domani il primo che vi fa ridere uno schiaffo in faccia e cambio lentamente, in ogni caso gli addominali fatti in maniera lenta sono la cosa più atroce del mondo. Quando la gente dice che il tempo passa in fretta è perché non fa gli addominali lenti. Stop! Respiro, recupero e poi ci prepariamo per il round numero 3. Quindi mi raccomando ragazze, voi prendetevi il vostro tempo, se invece ci siete ci rimettiamo in posizione e ripartiamo. Meno 3, 2, 1, vai! Benissimo, dai che ci siamo, cambiamo l'esercizio, ci andiamo a mettere in posizione di plank a terra per fare il nostro renegade, quindi pesetto sotto al petto, mani bene sotto le spalle, in posizione 3, 2, 1, vai! Buono, perfetto, dobbiamo cambiare l'esercizio, quindi respiro, prendo il mio pesettino, vado a fare l'affondo bulgaro, mi raccomando, gestitevi, se perdete l'equilibrio tenetevi da qualche parte, se avete particolare difficoltà a fare questo esercizio vai, che comunque è un esercizio non proprio semplice, contattatemi su WhatsApp e vediamo insieme qual è il problema. Buono, perfetto, benissimo. Adesso cambiamo di nuovo l'esercizio, respiriamo, prendiamo il nostro pesettino, ci mettiamo in posizione e andiamo a fare il push press sopra la testa. Vai, partito! Benissimo, ok, andiamo a cambiare, dobbiamo fare lo step up
laterale, mi raccomando, utilizzate nel giro dispari la gamba più debole, perché appunto vai partito avendo un numero di giri dispari, in questo modo andiamo a lavorare di più sulla gamba più debole. Oppure potete fare metà del tempo con una gamba e poi girarvi, e metà del tempo con l'altra, ma questo lo decidete voi. Benissimo, respiro. Adesso andiamo a fare il nostro prossimo esercizio. Respiriamo in posizione kickback. Vai, partito, pugno indietro e ritorno al petto. Piccolo bradipo. Benissimo ragazze, adesso ci andiamo a stendere sul tappetino, portiamo le gambette in alto e ci prepariamo per il nostro infernal crunch. Quindi in posizione, vai, partito! Buono, perfetto, dobbiamo rimanere lì perché abbiamo la nostra bicicletta. Hai voluto la bicicletta, adesso pedali. Voi direte: ma no, io non l'ho voluta. Pedali lo stesso. 3, 2, 1, partito, vai. Benissimo, stop! Benissimo ragazze, l'allenamento è ufficialmente terminato, mi raccomando fatemi sapere com'è andato, mandatemi un feedback, non dimenticatevi lo stretching e noi ci vediamo al prossimo workout. Ciao!